Innanzitutto ringrazio il dottor Di Stasio per l'ospitalità e il dottor Posse per l'invito ricevuto per il tramite del dottor Ketter e del dottor Massone, che è la nostra guida nel programma World Class Manufacturing all'interno e nell'ambito della World Class Manufacturing Association. Leggete lì quello che oggi rappresenta per Elica il World Class Manufacturing. Il World Class Manufacturing è la nostra filosofia del cambiamento, ma in un'ottica assolutamente pragmatica. Quindi alla ricerca della performance e della competitività. Vi descriveremo, tenteremo di farlo con Roberto Mengoli, che è il nostro World Class Manufacturing Manager, che poi ci guiderà nei meandri del nostro programma, ma prima, perché prima che appunto mi unissi anch'io, Elica, anche per me Elica non era un'azienda nota, qualche breve cenno introduttivo sull'azienda ed anche sul contesto nel quale il World Class Manufacturing ha attecchito, che è un contesto nella nostra azienda di profonda trasformazione, perché questo è il processo che ha attraversato la nostra azienda nell'ultimo quinquennio dall'arrivo del nostro amministratore delegato Andrea Sasso. Quando parliamo di Elica parliamo del leader mondiale, come diceva poc'anzi il dottor Posso, nella produzione di cappe per cucina. Siamo detentori del 20% della quota mondiale, producendo e vendendo 4 milioni di pezzi l'anno. Quindi il mercato delle cappe per cucina è un mercato da 20 milioni di pezzi worldwide. È evidente l'ambito nel quale siamo nati. Questa è un'immagine particolarmente evocativa per la nostra azienda perché rappresenta il nostro fondatore, Ermanno Casoli, padre dell'attuale presidente del nostro gruppo, il senatore Francesco Casoli, intento alla realizzazione della prima cappa aspirante per cucina. La cappa nasce a Fabriano nel 70 ed Elica nasce con la cappa. L'ambito è chiaro, è la cucina, ma la cucina nel corso dei decenni è profondamente mutata. Da ambiente dedicato alla cottura di cibi, oggi diventa sempre più, in unità abitative sempre più ridotte, un ambiente assolutamente da vivere. Ed Elica ha rivoluzionato il concetto di cappa, seguendo questo percorso evolutivo della cucina stessa. Non mi voglio tediare con tutto quello che, con tutta quella che è stata la storia del prodotto cappa, ma voglio rappresentarvi con alcune, con le milestones fondamentali di questo percorso evolutivo, quelli che sono stati i passaggi e di che cosa si parla oggi quando parliamo di cappa per cucina. Nel 2004 nasce la prima cappa verticale, la Home, che è ancora oggi per il gruppo Elica il best seller nel segmento high end, rappresenta l'elemento di vera discontinuità e di passaggio del concetto di cappa da oggetto per aspirare fumi all'interno della cucina a oggetto di design, che si connota per la sua bellezza, per i suoi elementi di design, per non solo la funzionalità ma anche l'estetica. Nel 2006 aggiungiamo un altro tratto saliente, quindi non più solo aspirazione fumi, ma anche trattamento aria. La linea Evolution è la linea di cui ancora oggi Elica si pregia della purificazione nell'ambito della purificazione. Nel 2008 abbiamo abbinato all'elemento aria anche l'elemento luce, con una partnership di cui siamo particolarmente orgogliosi con il gruppo Artemide. Abbiamo fatto nascere il primo oggetto Luxerion multifunzionale, che abbinava quindi alla purificazione dell'aria anche il concetto del lighting, molto importante perché è il primo elemento che ha sdoganato Elica. Elica è uscita dalla cucina con questo prodotto ed è entrata nel living, cosa che vedremo essere molto, molto importante per il nostro sviluppo strategico. È evidente che tutto questo è stato possibile grazie a un grandissimo investimento, parlavamo prima di training, anche training interno in termini di comunicazione, perché ovviamente non dovevamo più comunicare una cappa che aspirasse o che solo aspirasse con una certa portata e una certa luminosità, ma dovevamo veicolare un nuovo concetto di cappa, quindi oggetto d'arredo, oggetto di lusso, perché oggi con il nostro segmento di altissimo di gamma noi siamo o vogliamo collocarci nell'ambito del lusso. Per ottenere cosa? Ho provato in questo grafico a rappresentarvi come questo percorso rivoluzionario nel concetto di cappa si è poi tradotto in numeri, perché siamo un'azienda, vogliamo fatturare rimanendo competitivi. Nel 2005 il segmento high-end, quindi l'home brand di Elica, valeva il 5,5% del fatturato, 2010 siamo al 16,2%, 2011 vogliamo traguardare il 20%. E quali saranno gli scenari evolutivi? Elica, come abbiamo detto, lo ha cominciato parzialmente a fare con la linea Luxerion, non è ancora abbastanza, vuole uscire dalla cucina, vuole andare in altri ambiti delle abitazioni, quindi in particolare nel living, ma non solo nel living, e poi eventualmente uscire anche fuori di casa, per esempio in ambito ufficio.
È evidente che però siamo un'azienda manifatturiera, questi sono un po' i nostri numeri, facciamo 400 milioni di euro di fatturato e abbiamo due filoni di business nei quali si articola il nostro fare azienda. Per il 65% Elica, e qui poi ci riallacceremo al concetto di competitività, Elica è un terzista, è il principale produttore di cappe per cucina per tutti quei signori che vedete rappresentati, quindi tutti i grandi produttori di elettrodomestici. La maggior parte di loro non producono cappe, ma si affidano a noi per la loro produzione, per esempio Whirlpool e Ikea, From Whirlpool per il 100%, ma il 35% del nostro revenues è fatto dal nostro brand. Senza entrare nel dettaglio, quelli sono i nostri brand, ovviamente diversificazione di canale, quindi diversificazione di segmento, quindi una politica di brand specifica per gli ambiti che vogliamo andare a toccare. Questo è il nostro turnover, è chiaro, ho ripreso una slide dalla nostra presentazione istituzionale che però è particolarmente significativa, perché parlavamo prima di approccio e di modalità di gestire il business. Noi abbiamo due business che fondamentalmente non solo sono e vanno gestiti in maniera diversa, ma in alcune situazioni rischiano anche di confliggere. Quindi è fondamentale le leve attraverso le quali le andiamo a gestire. Noi sostanzialmente nel mondo OEM siamo dei consulenti per le nostre aziende, per le aziende che sono nostri clienti, nella scelta dei prodotti, ma anche siamo consulenti, fra virgolette, passatemi il termine, di noi stessi, perché questi signori chiedono competitività. Vi abbiamo provato a rappresentare quello che è il trend o la forchetta di competitività che anno su anno chiedono questi signori, vanno dal 2 al 5, e noi ovviamente questa competitività gliela vogliamo dare, perché è una nostra leva di vantaggio competitivo rispetto a tutti i nostri potenziali competitors. Quando parliamo di home brand, parliamo sì di design, di innovazione, di product range che ci consenta di distinguerci e di differenziarci rispetto a quelli che sono i prodotti e i canali che produciamo per i nostri OEM customers, ma vogliamo anche essere leader di costo, perché vendere design, vendere tecnologia a dei prezzi accessibili ovviamente allarga la base a cui ci possiamo rivolgere. Secondo quali driver? Abbiamo parlato poc'anzi, lo voglio sottolineare perché poi vedremo gli impatti che questo ha avuto nell'ambito del footprint industriale. Io sono il direttore industriale del gruppo e quindi sono particolarmente legato al manufacturing e all'aspetto industriale del business. Quindi espansione e internazionalizzazione. Elica è un'azienda che nel 2005 produce il 100% in Italia e vende il 95% in Europa. Quindi non è locale intesa come mercati, ma è sicuramente locale dal punto di vista produttivo, ed in particolare Fabriano Centrica, provincia di Ancona. Penso che non tutti, la maggior parte possa conoscere Ancona, ma qualcuno meno Fabriano. È un bel posto, ve lo assicuro. Poi chiaramente diversificazione di canali, avendo un business che si articola in due direttrici fondamentali, ed in particolare avendo la necessità di distinguerci e di essere distinti e distanti dai prodotti che facciamo per i nostri customer OEM, abbiamo la necessità di investire moltissimo nella ricerca e nella diversificazione di canali. Ma anche lì abbiamo detto crescita del brand, ma nell'ottica assolutamente dell'incremento della redditività, che è l'unica leva o la più importante leva di vantaggio competitivo che noi abbiamo per mantenere business rispetto ai nostri OEM customers, ma è anche una leva assolutamente fondamentale per rendere accessibili i nostri prodotti nel segmento high-end. Ora, è evidente che abbiamo parlato di evoluzione del concetto di cucina e di rivoluzione del concetto di cappa. È evidente che l'azienda è profondamente cambiata, ed è profondamente cambiata specialmente negli ultimi 5 anni. Secondo e con quali iniziative di progetto? In alto vedete gli ambiti aziendali coinvolti e sulla destra l'ampiezza dei progetti di cui parliamo. Non mi dilungo molto, ma vi voglio semplicemente rappresentare che sostanzialmente tutti i processi aziendali sono stati toccati. Da product life cycle management, quindi abbiamo rivisto completamente il nostro modo di fare bill of material, quindi distinte basi e cicli, al nuovo processo di sviluppo e di innovazione di prodotto, a un concetto fondamentale, parlava poc'anzi l'ingegner Sgazzella dell'importanza della standardizzazione, a maggior ragione ed assolutamente fondamentale nell'ambito dei nostri prodotti,
specialmente quando la differenziazione è elemento fondamentale per il nostro collocamento nel business. Abbiamo aperto qui un progetto importantissimo di Variety Reduction Program, proprio in collaborazione con JMark. Abbiamo detto internazionalizzazione, è evidente che a tutti gli effetti le acquisizioni e o startup estere rappresentano dei progetti aziendali e ci deve essere un humus aziendale pronto a sostenere le iniziative e a supportare i team che poi di volta in volta si occupano di questo. In una complessità di questo tipo è evidente startup e go live di SAP a gennaio di quest'anno è unico gestionale per tutte le legal entity nel mondo. In un processo quindi di cambiamento così forte a cui si abbina una radicale modifica di quello che è il pacchetto e di quello che è il footprint industriale, Erika mi ha detto nel 2005 è un'azienda fabriano centrica, fa la prima esperienza in novembre del 2005 di internazionalizzazione. Noi abbiamo fatto esperienze di internazionalizzazione secondo due elementi fondamentali, due direttrici fondamentali. Polonia è un esempio di competitività, quindi di delocalizzazione produttiva, purtroppo finalizzata a ottiche di competitività e di servizio ai principali clienti che ivi sono locati con fabbriche molto importanti. Oggi la Polonia è lo stabilimento più grosso e più grande del gruppo Erika, ma soprattutto esperienze di espansione internazionale finalizzate a presenza forte ed espansione sui mercati. Messico 2006, Gutmann, segmento altissimo di gamma con un'acquisizione di un'azienda in Germania e poi ovviamente espansione verso i mercati emergenti, quindi JV in India e JV in Cina che abbiamo consolidato e concluso nell'arco dell'anno scorso. È evidente che questo però richiede uno sforzo in termini di cambiamenti, di cambiamento. Noi abbiamo cercato nel 2009, quando di rientro dalla mia esperienza polacca sono stato nominato capo dell'area industriale, abbiamo cercato di capire qual era l'esigenza di cambiamento che noi dovevamo rappresentare come core del manufacturing, quindi della produzione del nostro gruppo. E abbiamo cercato di essere più semplici possibile nella definizione del nostro piano triennale del cambiamento, l'abbiamo chiamato Plan to Check-Out del cambiamento. In maniera semplice, una visione, la nostra filosofia, il World Class Manufacturing, che abbiamo abbracciato con l'entrata in associazione a fine del 2009, quattro direttrici di intervento molto chiare con delle responsabilità, dei timing, degli obiettivi definiti, che sono ovviamente la parte organizzativa, un'implementazione di un modello industriale coerente con quella che era la mutata natura del footprint industriale e tentativo di essere standard ma innovativi nei metodi e nei processi, con un obiettivo semplice che era quello della competitività. Su questo abbiamo fatto uno sforzo, l'ingegner Mengoli poi ci farà vedere, di adottare una metrica che fosse unica, condivisa e che fosse patrimonio consapevole di tutte le persone e di tutta l'azienda. Vedremo, noi oggi parliamo solo ed esclusivamente di riduzione del costo di conversione e con un piano che cercasse di essere sì efficace, sì efficiente, ma assolutamente dettagliato nei tempi e nei target. Non voglio entrare oltre, sono technicalities o piani di progetto di dettaglio della nostra realtà industriale, ma abbiamo un piano a 3 anni che speriamo, poi vedremo che cosa vorrà dire, con ce lo dirà l'ingegner Mengoli, ci deve portare, no, la nostra ambizione è quella di tentare di arrivare al bronzo della World Class Manufacturing Association. A questo punto lascio la parola all'ingegner Roberto Mengoli, che vi dicevo è il World Class Manufacturing Manager, quindi il responsabile del programma World Class all'interno della nostra organizzazione, che ci guiderà e ci testimonierà la nostra esperienza nell'ambito del programma World Class Manufacturing.